Cipriano Giachetti, un uomo pacifico. Commedia in tre atti. Atto terzo. L'azione si svolge nello stesso ambiente degli atti precedenti. È una giornata calda e luminosa nelle prime ore del pomeriggio. Eulalia sta spolverando e Pietrone si affaccia dalla vetrata. Permesso? Chi è? Ah, siete voi, Pietrone, sì, venite, io. Venite. Per servirla, sor Eulalia. E il signor padrone? È andato a fare un sonnellino. Stanotte ha dormito tanto poco. L'ho sentito rigirarsi e smaniare. Povero uomo. Anche lui è tutto rannuvolato. Ma, eppure ora dovrebbe essere contento. Nessuno gli dà più noia. Ha rimesso tutte le cose a posto e fa il comodaccio suo. Dico bene? Sì, dite bene e dite male. Certe cose le si spiegano poco. Io, per esempio, a ritrovarmi in questo silenzio di tomba dopo 2 mesi di quel brusio, io non so più raccapezzarmi. E il padrone è lo stesso. Mo. Quando c'erano, avrebbe fatto ponti d'oro perché andassero via. E ora che sono andati, vedrebbe l'ora che ritornassero. Le son cose buffe, va? E della signorina non si sa più nulla. Ma che più nulla. E credete, è per me una passione. Il signor Tofrastro è dovuto andare in città a informare la zia che poveraccia è inferma e non si può muovere. Poi quella lì non ha mai contato nulla in casa. Ma lei cosa dice? Lei l'avrebbe anche perdonato, ma il padrone impuntato, dicendo che era una vergogna, che non ne voleva più sapere. Ma per me il padrone le ha fatto male. Con la gioventù c'è poco da ostinarsi e quando la frittata l'è fatta... Ma quello che dico anch'io... Ma con il padrone non c'è da parlarne, è nervoso, sospira. E a dirlo a voi, credo che ora sia pentito della sua ostinazione. Ma si vede che in questo mondo non si può avere mai un po' di bene neanche aver quattrini. È perché chi ce l'ha non se li sa godere. Ecco, deve essere per quello. Beh, io vo via, C'è quella po' di roba da seminare e se non do un'occhiata a quei garzoni coi grilli che hanno per la testa... Sì, andate. Beh, tornerò più tardi, Arrivederla, sora Eulalia. Arrivederci, Pietrone, venite ad accompagnarmi. Grazie, arrivederci. Postino? Niente per noi? Niente, sora Eulalia. Grazie. Niente neanche oggi. Perché non si fa viva quella citrulla? A me potrebbe anche scrivere, potrebbe. Saluto. Oh, signor dottore, mi ha fatto quasi paura. Che sono diventato uno spaventapasseri. Ero sopra pensiero. A dirlo a lei, io sono inquieta perché la signorina non si fa viva. Ah. E anche il padrone deve essere inquieto. Stanotte non ha dormito quasi punto. Davvero? Sono andata alla sua porta a origliare e ho sentito che si lamentava. Ma non lo vuol dire, non lo vuol confessare. Sta zitto e serio e non gli si cava una parola di bocca. Ma lei non è buona a farci nulla. Io? Credi che un dottore possa fare qualche cosa in certi casi? No, cara. Sai, finché si tratta del corpo, transeat, bene o male, se non si imbrocca una volta si imbroccherà quell'altra. Ma quando si tratta dell'anima, son dolori... E il tuo padrone è malato proprio. In dove? Zitta, eccolo che viene, va. Ehi, mecenate. Beh, come va la salute? Sei qua? Boh, va alla meglio. Beh, e tu che fai? Che fo, spolveravo un po'. Con tutta la polvere che viene dal giardino, qui non si ripara a pulire. Ma lascia fare, tanto a che serve? Serve a star pulito. Boda lì. Per gli ospiti di riguardo che noi riceviamo. Ma vai, vai, Eulalia, lascia fare, t'ho detto, lascia. Va bene. Ti ringrazio per gli ospiti. Che, tu? Tu non sei un ospite e Don Lorenzo nemmeno. Siete due vecchie cariatidi che fanno parte della casa. Un momento. Passi per le cariatidi. Ma vecchie poi, almeno per quanto mi riguarda, caro mio, c'è ancora del verde. Oh, forse. Beh, sediamo. Cos'è? Non sei contento? Ma come? Qui tutto è tornato come prima. Sono riapparse le vecchie oneste cianfrusaglie. Guarda, persino il vecchio Garibaldi ha ripreso il suo posto.
C'è una pace da fare invidia ai gatti che stanno a scaldarsi al sole. Eppure, scusa se te lo dico, non hai l'aria di essere contento, mio buon Teofrasto. No, non sono contento, hai ragione. Ma come potrei esserlo? Perché? Ma pensa che non ho più notizia di quella figliuola, di quella disgraziata che è andata a perdersi con un giovinastro senza coscienza. No, niente. Lui non è un giovinastro. Oddio, sarà una testa un po' esaltata, ma non è un cattivo ragazzo. E poi ha parecchi quattrini, un particolare questo che ha una certa importanza. Luisella, poverina, è un'inesperta, una bambina. L'avete voluta tenere in gabbia? Ebbene, appena ha trovato un pertugio, via, è volata. Oh, che tutto finirà bene. E quello che dirà l'ultima parola sarà Don Lorenzo, guarda, io ci giurerei. Ma tu, caro, fingi con me. Sì, caro Teofrasto. Fingo? Sì, tu fingi. Oddio, certamente l'affare di Luisella ti ha un po' disturbato. Ma non è quello che ti dà più pensiero. Non è quello che ti ha fatto perdere l'appetito e il sonno. Andiamo. Di la verità. Ma non fare il misterioso. In fin dei conti io sono il tuo amico, il tuo medico. E vale a dire doppiamente il tuo confessore. Ebbene, sì, non sono più io, hai ragione. Oh. Temo, caro dottore, di essere malato. E già che sei venuto su questo argomento, te lo voglio dire per vedere se tu trovi il rimedio. Vedi, pare che io sia stato stregato. Tutto quello che mi piaceva una volta non mi piace più. Tutto quello che mi interessava non mi interessa più. Una sola cosa ti piace e ti interessa. Ed essa soltanto insegue il tuo pensiero. Chi? Chi? Nina, perbacco. Nina? No. Ma non vedi che la tua interrogazione è tutta un'affermazione? Io ti ho detto, una sola cosa ti interessa e ti piace. Tu non mi hai domandato com'era logico che cosa. Mi hai domandato chi? Perché tu stesso sapevi e avevi in mente che non di una cosa si trattava, ma di una persona. Ma tu sei pazzo. Ah no, non mi far passare da pazzo per nascondere la tua pazzia. La verità è che tu vivi oggi per un solo pensiero, per Nina. Non vedi che lei è dappertutto? Ma che dici? Dico che sei innamorato. Innamorato io? Sì, tu. Oh, sarebbe bello. Eppure guarda, è così, per quanto tu non osi confessarlo neppure a te stesso. Non credere che io ti derida, sai? No. Ti compiango. E ti dico, guarda i casi tuoi, a quello che fai. E se proprio il caso è disperato, affronta la situazione. Mi stupisci e mi spaventi. Ma dunque sono innamorato davvero. Tu lo credi? Ma certo. Ma no, non può essere. Ma sarei ridicolo alla mia età. No, ma saresti ridicolo se tu non osassi sfidare il pericolo a viso aperto. Che vuoi? Anche tu ti sei ingannato di grosso, caro, ma non si può impunemente assentarsi dal mondo e rinnegare la ragione d'essere della vita. Quando meno te l'aspetti, tappate! L'angiolino armato di faretra si vendica e ti scaglia il suo piccolo dardo avvelenato. È terribile, ecco. Ho indicato il contravveleno. Signor padrone! Che c'è, Dio mio? Quando entri nella stanza hai sempre l'aria di annunziarmi un cataclisma. No, signor padrone, ma la cosa è così strana. C'è di là... Chi? La signorina Nina. Ah, il contravveleno. Già, è passata dal cancello di servizio. È venuta da me perché io l'annunziassi, non volendo disturbarla. Che passi, naturalmente. Sì, vado. Vai. Subito. Che debbo fare? Consigliami. Ma io sai, no... Che le dirò? Ma come? Ma vedi, l'occasione è venuta prima che si potesse supporre. Non te la lasciare scappare. Dille quello che ti suggerisce il cuore e non mancherai allo scopo. Io scappo, eh? No. E tu, mi raccomando, in gamba. No, dottore, mi lasci solo. No, ma in certi casi, caro mio, bisogna essere in due. E gli amici, sì, gli amici non ci possono fare proprio nulla. Addio, No.
Buongiorno. No, no, non vi incomodate, signor Teofrasto. Io mi devo anzi scusare con voi se vengo a turbare la vostra tranquillità. Vi assicuro che sarà affare di 5 minuti. Ma che dite? Ma prego, accomodatevi. Io sono lietissimo, anzi... Davvero? Devo felicitarmi allora di avervi trovato in un momento buono. Ho qualche cosa di importante da dirvi che esige tutta la vostra attenzione. Parliamo di voi. No, non è il caso di parlare di me. D'altronde che vi direi di nuovo? Dopo l'esito infelice delle sue prove, mio fratello è voluto tornare in città. Ora ci prepariamo a fare un viaggio in Norvegia. In Norvegia? Sì. Vi pare lontano? I paesi vicini li conosciamo tutti e non vale la pena di visitarli da capo. Per me un paese che ho già visto è come un libro che ho già letto. Lo so a memoria e non provo nessun gusto a rileggerlo. E la dolcezza dei ricordi? E il passato? I ricordi? Il passato? Roba malinconica, roba che non è per me. Ma ho qualche cosa di più importante da dirvi. Vi ascolto. Oggi vi vedo buono, rispettoso, cortese. E ora vi dico una cosa che vi farà saltare per aria. Ma per carità non saltate. Che c'è, Dio mio? Vostra nipote Luisella è qui. È qui. Oh, meno male. L'avrete presa con calma. Sì, è qui con lui. Qui dove? Al cancello. Ah. Come? Ah, e non dite altro? Ma avete fatto una cura? Ma come, la cosa non vi sorprende? Non avete ancora dato ordine ai vostri schiavi di cacciare via i colpevoli e di gettarli alle murene? E che ci volete fare? Essi vengono per avere il mio perdono. Signor Santoro, si vuol sposare mia nipote? Beh, e se la sposi? Io sono disposto a perdonare. Anche sua zia, povera donna, per quel poco che capisce, non si oppone. Che ci debbo fare? D'altronde, l'amore è nell'ordine naturale delle cose. Vedete, Nina, io son persuaso ora di aver avuto torto a contrastare l'affetto di quei due giovani e ne faccio onorevole ammenda. Oh, ma credete che... Se io mi aspettavo questo, se avessi immaginato di trovarvi così mutato, avrei fatto anche a meno del viaggio. Vi avrei spedito i due colombi, sicura che li avreste ricevuti a braccia aperte. La mia fatica è stata inutile. No, no, inutile. Che dite? Sì, può essere che li avrei ricevuti a braccia aperte lo stesso, ma non avrei avuto, come ho vedendovi, la sensazione che io sono nel vero ora, che avanti ero un bruto e un egoista, che da voi ho imparato a conoscere la vita perché avevo fin qui una barriera davanti agli occhi. Voi mi stupite, avete un tono che io non vi ho mai sentito. Io devo dirvi molte cose, ma Nina. Niente affatto. Voi vi scordate che quei due poveri giovani aspettano con ansia la vostra risposta. Bisogna rassicurarli. Luisella! Mario! Venite! Eccoli. Fate il vostro dovere di zio amoroso e moderno. Sì. Oh, entra zio. L'amore! Oh, zio mio, mi perdoni. Ti perdono, va là. Tanto più che non c'è altro da fare. E anche lei, signor Santoro. Lei me la sposi e me la renda felice. Oh, sai, io non siete proprio come desideravo io. È lei che ti ha cambiato? Sì, è lei. Grazie, signor Teofrasto. Me la sposo, stia sicuro. E quanto a renderla felice, credo di averle già dimostrato. Oh, sì, e come? Ecco il grido del cuore. Vi volete rinfrescare? Eulalia? Oh, no, stai zitto. Voglio andare io ad abbracciare quella povera donna che ha capito quello che tu non volevi capire. E vieni con me, Mario. Sì, andiamo, permesso. Come vedete, non ho più niente da fare qui. Vi tolgo l'incomodo, caro signor Teofrasto. Sì. E vi prego di salutarmi il dottore e don Lorenzo. No, aspettate. Vi devo parlare. Ancora? Già. Ho da dirvi molte cose serie. Delle cose serie? Voi? Da dove le tirate fuori? Ma probabilmente dal cuore. Oh, corbezzoli! Si tratta di cose serie davvero. Non vi burlate di me. Se sapeste come sono turbato in questo momento. D'altronde io credo al destino. È il destino che vi ha fatto cadere dal cielo proprio qui. Già, ma siete voi che mi avete cacciata dalla porta. Perdonatemi, Nina. Mi avete talmente sconvolto, alterate le mie abitudini e la mia mentalità. Io credevo in buona fede di odiarvi e mi sono lasciato andare a quella crisi ridicola d'esasperazione. Sciocco che ero.
e non mi accorgevo di ciò che si nascondeva sotto quella tempesta e che quello che provavo per voi non era odio, no, era qualche cosa che non conoscevo ancora. Ma che dite? Sì, sì, e ci è voluto il dottore, capite, per scoprirmi la verità. Siete malato? Sono un infelice, Nina, e mi accorgo che non posso più fare a meno di voi, ecco. Ma lo dite sul serio? Siete commosso, agitato? Oh, che sventata che sono. Ma dunque, povero amico, io vi ho fatto molto più male di quello che credevo. No, no, non mi avete fatto del male. Avete svegliato la mia vecchia anima intorpidita. Scusatemi, io non so parlare, Nina. Pensate che non ho mai fatto una dichiarazione a una donna. Non so né come si faccia, né da che parte incominciare. Ma avete cominciato benissimo. Ridete, mi burlate. Ma pensate a questo mio caso tragico, di avere sfuggito sempre la donna come un pericolo alla mia tranquillità e di perdere la mia tranquillità proprio ora che potevo credere ragionevolmente di essere giunto in porto. Povero amico. Compiangetemi, sì. Sono veramente da compiangere. Io non so come esprimermi. Io non so dirvi tutto quello che ho qui. Vi dico solo che da che siete partita io non ho avuto più bene, che non posso più abituarmi alle mie vecchie cose, che voi sola siete qui presente, sempre, a ogni ora, a ogni minuto, perché io vi... Zitto! No, non dite altro. No, non pronunziate quella parola. Dopo ve ne pentireste. Non abbiamo in fondo io e voi lo stesso programma, di prendere, sia pure con mezzi diversi, il mondo col sorriso sulle labbra? No, non vi esaltate, amico mio. Non andate nel tragico. Finora, vedete, sì, io ho scherzato, ma potete immaginare il rammarico sincero che provo nello scorgere il male involontario che vi ho fatto? No. Sì, sì, lasciatemelo dire, il male. Ma vi giuro che a questo proprio io non avevo pensato. E noi donne dovremmo sempre pensarci. Ma come, non l'ho preveduto? Ero la prima donna che vi capitava qui fra i piedi dopo tanto tempo e anche se io facevo di tutto per farmi detestare da voi, era logico. Era logico che succedesse il contrario. Non per questo, ma perché siete l'unica donna degna di amore che io abbia conosciuto. Ne avete conosciute così poche. E poi non ho lasciato grandi tracce neppure io. Vi avevo mutato tutta la casa e appena me ne sono andata vi siete affrettato a rimetterla come prima. L'odio così, non la posso più vedere. Se volete, Nina, sarete voi a rimetterla secondo il vostro gusto e i vostri desideri. Vi ringrazio. C'è tanta bontà nella vostra offerta, c'è tanta semplicità che essa mi commuove. Allora? No, no. Che pensate? Non è possibile, mio caro. No. Troppe cose ci dividono. L'età, i gusti, il modo di vivere. Lo so, voi dite... Mi trasformerei ancora, sarei un altro uomo, la mia vita sarebbe tutta diversa. Domani vi accorgereste che tutte le cose devono venire al loro tempo e che non è sempre possibile rifarsi un'altra esistenza. Per aspirare a quest'altra felicità così diversa da quella che vi eravate creata con le vostre mani, bisognerebbe... Amico mio, bisognerebbe che questa nostra buona amicizia si cambiasse in un sentimento più forte, più irresistibile, un sentimento reciproco che non può esistere fra noi, un sentimento di un'altra età. Un sentimento da giovani, volete dire? E avete ragione, io sono vecchio, ma come non ci ho pensato subito? Ecco, ora mi giudicate crudele. No, vi giudico giusta. Avete detto delle parole sagge, delle parole d'oro. E io che mi intenerivo, oh, vecchio pazzo che sono. È bastato il fruscio di una gonna femminile per buttare all'aria il grottesco concetto della vita che mi ero fabbricato, per farmi capire in quale sofisma ero caduto. M'ho aperto gli occhi quando era troppo tardi. Voi... Ma voi sposerete un giovine che vi dia l'amore, la gioia, il movimento, che vi faccia godere del suo lavoro e delle sue speranze. Ma vi assicuro che... No, non mi dite nulla.
non avete proprio niente da giustificare. Sono io, casomai, che mi debbo scusare. Sono stato goffo, stupido. Per la prima dichiarazione che ho fatto in vita mia, ho avuto un bel successo. Non me ne vogliate. Un giorno mi ringrazierete. È probabile. Oggi però, ci soffro come se fossi giovane. Addio, caro amico. Io come stata contenta, Eulalia! E Nina? È uscita. Sta per andarsene. Su, correte se volete salutarla. Oh, certo che andiamo. E vieni, caro. Ma sì, le dobbiamo bene qualcosa, mi pare. Allora, andiamo. Salute! Salute. Precedo il dottore che si è fermato a salutare la signorina. Dunque tutto si è accomodato con la grazia del Signore. Meglio così. I giovani sono fatti per amarsi. È la prima volta che mi trovo d'accordo col prete. Beh, tu, frate, che hai? Oh, su, ma se oggi è tutto bello e sereno. Via, non pensiamo a tristezze con questa magnifica giornata. Don Lorenzo, prendete le carte. Eccole. No, tu, Teofrasto, alzati e mettiti là, al tuo posto. Don Lorenzo, fate il mazzo. Una partita, un bicchiere di vino e una fumatina. C'è da passare un'ora di felicità. Oddio, felicità da vecchi, si intende. Busso a cuori. Striscio. Teatro Popolare. Avete ascoltato Un uomo pacifico, tre atti di Cipriano Giachetti, compagnia di prosa di Firenze della Radio Italiana, regia di Umberto Benedetto. Personaggi ed interpreti: Teofrasto Raffaello Nicoli, Nina Yolanda Verdirosi, Gino Margese Gianni Pietrasanta, Luisella Vanna Bucalossi, il dottor Barbi Italo Parodi, Don Lorenzo Tino Erler, Eulalia Wanda Pasquini, Mario Santoro Ennio Balbo, la contessa Celeste Ferniani Anna Maria Zuti, Mezzomondo Gualberto Giunti, Pietrone Pietro Fontani. Thank you.